Siamo con Stefania Mariantoni, assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, uno sportello antiviolenza per donne e minori dall'Informa Giovani del Comune di Rieti per un numero dedicato, finalmente un numero da chiamare, perché ci sono momenti in cui chi è vittima riesce a vincere la paura e in quel momento un numero importante da tenere a mente diventa decisivo. Il numero dedicato è veramente un valore in più per questo sportello antiviolenza per le donne che noi abbiamo già attivato qualche mese fa, e tutto questo anche grazie alla grande collaborazione con la Coldiretti. È un numero importante perché dietro al numero c'è un operatore locale e quindi il caso viene agganciato subito, per cui subito si possono mettere in moto tutte le risorse per un'efficace presa in carico. Ovviamente quando parliamo di servizi ai cittadini parliamo di servizi in cui è molto importante la rete con tutti gli attori del territorio, e qui la rete c'è stata ed è fondamentale, non solo la rete all'interno dell'amministrazione con il grande impegno anche della consigliera Franceschini in questo senso, del sindaco, ma di tutta l'amministrazione, ma la rete con Coldiretti, la rete con tante strutture che si stanno attivando sul territorio, e noi pensiamo da qui a fine anno di poter attivare anche il residenziale, di modo che la presa in carico sia completa. La violenza sulle donne è un tema, un problema non solo nazionale, che ha echi drammatici anche qui a Rieti. Spesso i giornali aprono con notizie che non vorremmo leggere. Assolutamente sì, è un argomento dilagante, e non solo dilagante come estensione territoriale, per cui la troviamo un po' dappertutto, ma anche in tutti i ceti sociali. Quindi sono importanti assolutamente i servizi come dire, allargati un po' su più fronti, quindi sia quello della prevenzione primaria che secondaria che terziaria, per cui la presa in carico completa. È importante attivarsi con le nuove generazioni, perché quello che è fondamentale è la cultura di genere, è andare verso una cultura anche del sentimento, una cultura dell'emotività, e tutto questo lo possiamo fare con le nuove generazioni all'interno delle scuole. Grazie di cuore a Stefania Mariantoni, assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti. Grazie.